Habermas è uno dei referenti più presenti e accreditati nel dibattito filosofico, politico, culturale e sociologico dagli anni 70 fino ad oggi. Appartiene alla seconda generazione della scuola di Francoforte ed è considerato uno dei suoi ultimi esponenti. E per questo motivo lui si impegna in una riflessione sull'età contemporanea con lo scopo di definire una teoria della modernità, della razionalità comunicativa e una rifondazione e attuare una rifondazione delle scienze sociali. Nasce a Düsseldorf il 18 giugno del 29 ed è figlio di un industriale. A 15 anni è costretto a entrare a far parte della Gioventù Hitleriana. Questa organizzazione, al pari dei Barilla e dei figli della Lupa, fascisti, era obbligatoria per chi appunto per chi fruisse del servizio scolastico all'epoca. Solo dopo il processo di Norimberga, però si rende conto Habermas che la realtà quotidiana vissuta durante il Terzo Reich si rivelava in realtà un regime criminale e dittatoriale che si macchiava del mostruoso annientamento degli ebrei europei. Habermas si convince quindi che le successive generazioni, soprattutto tedesche, non dovevano eludere la colpa che avevano in questi delitti, e per questo motivo questa presa di coscienza si rivela una svolta dal punto di vista biografico proprio. E per questo motivo nel 49 quindi decide di non intraprendere gli studi di medicina ma di appunto iniziare gli studi umanistici e con lo scopo appunto di trarre i lumi sulla questione della colpa tedesca. Successivamente dall'Università di Göttingen si trasferisce a Bonn, dove si laurea nel 1954 con una tesi su Schelling, ovvero l'assoluto e la storia sull'ambivalenza del pensiero di Schelling. Nel 1956, dopo un'intensa attività giornalistica, diventa assistente di Adorno alla Scuola per la Ricerca Sociale di Francoforte e nel 62 pubblica la sua tesi di abilitazione, ovvero Storia e Critica dell'Opinione Pubblica, che Adorno aveva precedentemente respinto, ma che gli permette di appunto di prendere di iniziare ad insegnare all'Università di Heidelberg. Nel 71 diventa direttore del Max Planck Institute e appunto effettua vari studi epistemologici e su vari aspetti del mondo tecnico-scientifico e in seguito nell'82 però ritornerà definitivamente come professore di filosofia a Francoforte. Come riconoscimenti e onorificenze ricordiamo nell'80 il premio Adorno e nel 2004, quindi abbastanza recente, il Kyoto Prize per la carriera, che è uno dei più significativi riconoscimenti per la cultura e per la scienza. E c'è una frase che è appunto presa da condizione intersoggettiva che lui ha citato relativa alla sua infanzia, a questo discorso del Kyoto Prize: l'approccio filosofico, linguistico e la teoria morale da me sviluppata potrebbero essere stati ispirati da due esperienze che vi affronteggiare nel periodo scolastico, il fatto che gli altri non mi comprendevano e che a ciò reagivano respingendomi. E per quanto riguarda appunto il confronto con i suoi filosofi contemporanei, bisogna ricordarsi, bisogna citare tra i suoi insegnanti di filosofia il fenomenologo Husserl e diciamo a determinare la sua formazione culturale furono i suoi interessi, le numerose letture e il confronto con le teorie del sociologo Weber e gli studi sui suoi predecessori alla scuola di Francoforte.
E come prima già ho detto, nel 56 diventa finalmente assistente di Adorno nell'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte, e nonostante la presenza di contrasti tra il pensiero habermasiano e quello elaborato dagli autori della scuola di Francoforte, non si può parlare di una vera e propria rottura rispetto ai suoi predecessori, se non di una ripresa, in quanto c'è una effettiva ripresa della problematica, di problematiche della teoria critica elaborata dalla scuola di Francoforte, che però ha cercato di riadattare alle nuove condizioni sociali e politiche che si verificavano nel assestamento post-bellico. Che infatti Habermas si trova a vivere in un contesto sociale completamente differente rispetto a quello della generazione precedente della scuola di Francoforte, e in cui vedeva le strutture sociali ed economiche completamente trasformate e un capitalismo maturo che aveva aumentato la produttività e il consumo, e quindi il consumo di beni materiali. In questa situazione, secondo Habermas, le proposte emancipative della teoria critica della scuola di Francoforte rischiavano di venire invalidate, e per questo motivo si preoccupa di verificare una concreta incidenza della teoria sulla prassi sociale, e per questo riprende la teoria critica della scuola di Francoforte. Possiamo dividere le fasi del lavoro di Habermas in tre parti: quella che si sviluppa negli anni 60, e in cui appunto c'è la ripresa della teoria critica francofortese, e in particolar modo nel periodo in cui stava subendo una forte crisi appunto il pensiero francofortese. E in questo periodo si avvicina al marxismo occidentale, con cui appunto tenta un dialogo. Sì. Negli anni 70 invece avviene una svolta, in quanto si registra la svolta teorica in cui pone il pensiero come mezza istituzione, e appunto elabora l'opera che possiamo considerare la sua più importante, ovvero Teoria dell'agire comunicativo, dell'81, e in cui prende spunto da un confronto critico con la corrente ermeneutica e da Chomsky e Searle. Da Chomsky appunto prende la distinzione introdotta da lui tra conoscenza effettiva che il parlante ha della sua lingua e l'uso che esso ne fa in situazioni concrete. Sulla base di questo forma poi una teoria della razionalità, riprendendo poi anche Weber. La tesi di Habermas su Weber è che egli ha assolutizzato il concetto di razionalità, limitandosi a considerare un agire strumentale, senza valorizzare l'agire comunicativo, che in realtà è alla base del mondo della vita. Poi passiamo alla terza fase, che invece è quella degli anni 80, dove Habermas si trova in forte contrasto con il postmodernismo, e in cui formula appunto la famosa frase: la modernità è un progetto incompiuto. In questa fase appunto viene una difesa della razionalità, che identifica con la ragione appunto denominata discorsiva. E opere principali ricordiamo Storia e critica dell'opinione pubblica del 62, Conoscenza e interesse del 68, Prassi politica e teoria critica della società del 71, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo nel 75, Agire comunicativo e logica delle scienze sociali 81, Etica del discorso 85, Il discorso filosofico sulla modernità dell'85, anche questo. Ora procedo con dei cenni sulle opere. Conoscenza e interesse, del 68, in cui rifiuta
il realismo in germe del positivismo e l'induttivismo della tradizione empirista. E qui afferma che il momento della manipolazione strumentale della realtà va a scapito del momento creativo. Nella prassi politica e teoria critica della società del 71, teoria e prassi devono essere emancipative e strettamente legate tra loro, e sulla base di questo critica il positivismo, che in quanto sostiene che non sia possibile appunto una conoscenza puramente oggettiva, come invece il positivismo richiedeva. E la crisi della razionalità del capitalismo maturo del 75, invece, si tratta di una versione aggiornata della teoria critica elaborata dai francofortesi, dove Habermas si trova fortemente ottimista nei confronti della democrazia, mentre sottostima il potere e il ruolo del tardo capitalismo. E poi ricordiamo di nuovo l'opera Teoria dell'agire comunicativo dell'81, in cui elabora una situazione linguistica ideale in una società in cui il consenso è prodotto in modo argomentato con la partecipazione di tutti e senza condizionamenti esterni. E quindi sulla base di questo elabora una teoria dell'agire sociale e appunto diciamo avviene anche una svolta linguistica appunto nel pensiero di Habermas. E l'ultima opera che ricordiamo è l'etica del discorso dell'85, in cui per la quale collabora fortemente con Carlotto Aper. In quest'ultima opera che ricordiamo elabora e definisce le condizioni preliminari del discorso libero da condizionamenti esterni. Per quanto riguarda invece il pensiero di Habermas, parte da una riflessione sui concetti di opinione pubblica e di sfera pubblica, concetti che sviluppa soprattutto nella sua opera Storia e critica dell'opinione pubblica del 62. Nell'opera Habermas sottolinea il potenziale di manipolazione delle coscienze dei mass media e ritiene che lo sviluppo di questi mass media e quindi di un intrattenimento di massa ha già limitato l'opinione pubblica e un dibattito democratico. Pertanto Habermas sostiene che l'opinione pubblica non può formarsi da sola, ma è costantemente sottoposta a manipolazione e controllo. Muove quindi una critica nei confronti del marxismo, secondo la quale l'opinione pubblica potesse espandersi comprendendo non solo le persone informate o colte, ma anche il proletariato. E Habermas ritiene questa visione, questa idea, una pura illusione. D'altro lato invece c'è un'influenza, un avvicinamento non tanto ai filosofi della scuola di Francoforte di prima generazione, quanto più a Kant. Infatti, secondo un'idea tipicamente illuminista, Habermas sottolinea il potenziale di apprendimento critico e il potenziale emancipativo proprio appunto dell'opinione pubblica, nella quale quindi l'individuo riesce a liberarsi da pregiudizi o chiusure mentali. E la sfera pubblica quindi, chiamata da Habermas in tedesco Öffentlichkeit, non è quindi che un insieme di modalità comunicative, di processi comunicativi che permettono all'opinione dell'individuo, del singolo, di giungere a maturazione, e afferma veritas non auctoritas facit legem. E con ciò intende individuare la sfera pubblica come un'idea regolativa, idea regolativa secondo la quale deve essere la verità il criterio e l'opinione corretta che deve guidare appunto il legislatore nel fare la legge e non l'autorità stessa. In quanto idea regolativa la vede e la considera anche come un'utopia. L'obiettivo quindi per Habermas a cui deve tendere la comunità, deve tendere una società, è quello di raggiungere un'opinione pubblica perfettamente trasparente a se stessa e il più possibile informata. Nonostante Habermas dica che questo tipo di opinione pubblica ancora non esiste,
non dobbiamo pensare che tutti siano manipolati. Al contrario, Habermas afferma che nel continuo discutere vede comunque in qualche modo un tentativo di cercare la verità. Per cui l'opinione pubblica, pur manipolata, è comunque uno sforzo, un tentativo di confrontarsi onestamente per cercare appunto la verità. E la riflessione appunto sull'opinione pubblica e sulla sfera pubblica rappresenta un'approssimazione della sua teoria della società che arriverà in seguito. Infatti la domanda che fin dal principio muove il pensiero di Habermas è il perché si possa ritenere che questo discutere in pubblico, nonostante appunto le continue, le possibili e frequenti manipolazioni, possa contenere questo potenziale di critica, questo potenziale critico che ha evidenziato Habermas. Habermas infatti tenta di rispondere a questa domanda studiando la dimensione intersoggettiva nell'agire sociale. Cosa significa? Che per Habermas è nella relazione tra gli individui all'interno di una società che si può studiare in modo più profondo, in modo più approfondito, le modalità comunicative che trovano appunto applicazione nell'opinione pubblica. Pertanto parte da una distinzione fra un agire strategico e un agire comunicativo. Alla base dell'agire strategico, definito anche agire strumentale, vi è il presupposto secondo il quale l'uomo agisce sempre in vista di scopi ben determinati e di conseguenza adotta una certa strategia. Perciò ciò che dirige questo agire è un calcolo dell'utile e dello scopo finale relativo a questo utile. Habermas però sottolinea e precisa che questo calcolo deve tenere presente, deve tenere conto che il soggetto si trova ad agire in presenza di altri soggetti che come lui ragionano secondo una razionalità strumentale. Pertanto nel caso i soggetti si trovino a perseguire scopi simili, se non addirittura gli stessi, i medesimi scopi, vi è la possibilità che i soggetti entrino in conflitto tra di loro. L'agire comunicativo invece è un agire che è rivolto prevalentemente all'intesa e che comprende la dimensione linguistica, caratteristica che dice Habermas ci distingue l'uomo dalle bestie. E come afferma lo stesso Habermas, l'agire comunicativo si riferisce all'interazione di almeno due soggetti capaci di linguaggio o di azione che con mezzi verbali o extraverbali riescono a stabilire una relazione interpersonale. Guardando anche il contesto sociale, il contesto storico in cui si trova a vivere Habermas, egli rifiuta la tendenza tipica di un mondo industriale già avanzato di vedere un agire tecnico come un rapporto puramente strumentale, puramente strategico che va generalizzato. Per Habermas questo atteggiamento è da rifiutare, ma la tecnica in quanto tale è un fatto positivo, è qualcosa di profondamente connesso alla scienza, non è una cosa che si aggiunge, ma è connaturato alla scienza, appunto. Quindi l'agire strategico, l'agire strumentale proprio dell'uomo può dar luogo alla tecnica, quindi è un dato incontrovertibile, ma diciamo che non è necessariamente negativo. Per cui un errore che hanno commesso tanto Marx quanto appunto i filosofi della scuola di Francoforte è stato non riuscire a vedere, oltre a questo agire strumentale, anche un agire comunicativo strettamente connesso alla scienza. Habermas dice infatti che l'uomo tende tanto a questo agire strumentale, a questo agire strategico che dà luogo alla tecnica, quanto all'agire comunicativo che gli si affianca a fare importanza. La differenza però sta nel fatto che è solo nell'agire comunicativo che il linguaggio ha pretesa di verità ed è finalizzata all'intesa, quindi ha una condivisione di immagini, opinioni del mondo. E appunto dalla sua riflessione sull'agire comunicativo fonda una democrazia incentrata sul dialogo e si ripropone di ridefinire l'idea di ragione nei termini dell'agire comunicativo. E dallo stesso Habermas questo processo viene chiamato svolta linguistica e lo esporrà principalmente nella sua opera Teoria dell'agire comunicativo dell'81. Habermas quindi introduce la svolta linguistica nell'ambito della teoria della società attraverso l'agire comunicativo e afferma che linguaggio, conoscenza e agire sono come tre facce di uno stesso prisma, nel senso che il linguaggio è caratterizzato tanto da un aspetto locutivo e descrittivo quanto da un aspetto performativo e si può considerare quindi sia come il meccanismo costitutivo di qualsiasi tipo
tipo di società che è lo strumento principale di coordinamento dell'agire. Quindi, riassumendo, si può dire che il linguaggio sostanzialmente è allo stesso tempo un fatto di espressione, di conoscenza, comunicazione e di agire. E un esempio per poter capire concretamente questa idea di Habermas è quando noi diciamo io ti prometto che. Si capisce infatti che in questo caso il linguaggio rimanda a un'azione. Riprendendo invece l'idea della modernità, Habermas sostiene che l'illuminismo non vada inteso alla maniera di filosofi come Lyotard come un fenomeno che, avendo tradito le sue originarie promesse, si è concluso storicamente con un fallimento. Per Habermas l'illuminismo, la modernità, è da considerare come un progetto incompiuto che quindi deve ancora attendere, assieme a un processo tecnico-scientifico, anche la formazione di una società libera ed egualitaria. Pertanto individua e critica tre posizioni relative appunto alla modernità e alla crisi della società. La prima posizione è la posizione marxista, definita anche sinistra hegeliana, posizione che, tendendo a semplificare i vari aspetti della modernità, è caduta nell'errore. E altro errore che ha commesso è stato quello di individuare e considerare la società come un macro soggetto che si è lacerato nella lotta di classe e quindi da rinnovare. Per Habermas, l'ipotesi di una riconciliazione attraverso la riaffermazione di un macro soggetto sociale è un'ipotesi azzardata e inconsistente. Inoltre, pensare che un eventuale ritorno a situazioni monocratiche in una modernità che ormai è sinonimo di articolazione e di complessità è impossibile, per cui la modernità non può essere semplificata. La seconda posizione, infatti, è quella, una posizione conservativa, di conservatori che tendono a distinguere aspetti positivi della modernità come una produzione accelerata o appunto una razionalizzazione, distinguendoli da aspetti negativi da respingere, come ad esempio un'eccessiva tolleranza. E per Habermas la modernità è un fatto unico che tende all'universalizzazione, quindi il pensare di poterla classificare e selezionarne solo gli aspetti positivi è impossibile. La terza e ultima posizione invece riguarda più un rifiuto nietzscheano nei confronti della modernità, posizione alla quale Habermas affianca quella di Adorno e le chiama quindi una posizione di intellettuali neoscettici, secondo i quali la ragione è il frutto della logica del dominio e quindi la considerano come qualcosa di negativo. E per Habermas una posizione del genere è una posizione inconsistente. Riagganciandosi invece all'argomento, al concetto di agire comunicativo, Habermas afferma che per raggiungere il bene bisogna incrementare la razionalità discorsiva e l'agire comunicativo. La ragione infatti è vista come un dialogo e va contrapposta all'imperativo categorico di Kant. Secondo Habermas infatti bisogna utilizzare un principio di universalizzazione discorsiva, un principio che afferma agisci in modo che la tua azione possa essere convalidata come proiettata al bene. E gli ostacoli per questo raggiungimento del bene sono individuati da Habermas in un nuovo tipo di dualismo, partendo infatti dalla costruzione di mondo della vita, Lebenswelt. Habermas lo individua come un mondo della comunicazione intensa dove si sviluppano i meccanismi di socializzazione e dove si crea l'identità dell'individuo. E questo mondo della vita è messo in pericolo, è ostacolato dall'agire strumentale che si manifesta nel denaro e nella burocrazia. Infatti questi mondi vitali, come li chiama Habermas, dovrebbero essere aiutati nella comunicazione prevalentemente simbolica, comunicazione che però viene appunto bloccata dal denaro e dalla burocrazia. Riprendendo infatti i concetti di mondo della vita, denaro e burocrazia, Habermas impianta una immagine di società come un sistema e mondo della vita. È consapevole infatti che l'agire comunicativo non basta. Per poter comprendere la società
non bastano categorie relative all'azione, poiché spesso la vita sociale si svolge anche grazie a meccanismi anonimi che sono indipendenti dall'iniziativa dell'uomo e quindi sono estranei alla logica dell'agire comunicativo. Per questo Habermas propone un modello teorico nel quale ha un approccio teorico dell'azione a fianco un approccio sistematico. E la teoria dell'azione viene applicata appunto al mondo della vita, una società integrata socialmente dove avvengono continuamente scambi e condivisioni di norme grazie all'agire comunicativo. Una società caratterizzata da forme di comportamento, diciamo, regolato da delle regole. E questo spiega infatti la peculiare normatività, la condivisione continua di norme del mondo della vita. E a questo proposito Habermas precisa che il mondo della vita non può essere conosciuto per intero. Per quanto riguarda invece l'ambito sistematico, Habermas ritiene che questo ambito comprenda le sfere funzionali, come quella economica e amministrativa, che sono integrate funzionalmente grazie ai mezzi specifici di regolazione. Quindi una sfera economico-amministrativa la individua nella burocrazia e questi mezzi specifici di regolazione nel denaro. E parla appunto di colonizzazione del mondo della vita come un fenomeno che si manifesta nel momento in cui questi ambiti, integrati secondo una logica sistematica, si espandono oltre i confini politici, amministrativi ed economici originari e impongono i loro imperativi al mondo della vita sociale. Pertanto una società in cui un mondo della vita è colonizzato è una società in cui uno sviluppo economico come uno sviluppo di scienze e tecnica non si traduce in condizioni di vita migliori per tutte, ma è una società in cui fenomeni come la monetarizzazione e la burocratizzazione sono la base della relazione sociale degli individui. Per concludere, vogliamo proporre una citazione di Habermas presa da un'intervista fatta poco dopo la caduta delle Torri Gemelle, quindi poco dopo l'11 settembre 2001. E Habermas afferma che da un punto di vista morale non vi è alcuna scusa per gli atti terroristici, indipendentemente dalle motivazioni o dalle situazioni in cui essi si svolgono. Vogliamo concludere provando a porre una domanda, una provocazione, considerando l'importanza che Habermas dà all'agire comunicativo, pensare se questo agire comunicativo nell'attualità possa avere qualche funzione, possa risolvere problemi attuali dei giorni nostri, come appunto il terrorismo. Noi abbiamo finito e... tecnicamente sociologico, con le due grandi vestali della sociologia tedesca,
pubblicare quando ci si confronta, cioè leggere l'accusa, e alla fine il riferimento ai mass media. E quindi seguirò brevemente questo filo conduttore. Habermas apre il suo intervento proprio con questo confronto ineludibile tra un sociologo, un giovane sociologo tedesco, Weber, da una parte, grande teorico della democrazia liberale, un liberale conservatore, e Marcuse invece neomarxista, che lui aderente alla scuola francofortese. Quindi due personalità profondamente diverse che Habermas nota approcciano il problema dell'agire strumentale nella contemporaneità da due punti di vista profondamente differenti tra loro. Weber, come noto, aveva elaborato una celebre tipologia delle modalità di azione, che sono quattro, secondo Weber, ma le più famose sono due: l'azione razionale rispetto al valore e l'azione razionale rispetto allo scopo. Studenti soprattutto delle scienze umane probabilmente hanno grande dimestichezza con queste categorie. L'azione razionale rispetto al valore è l'azione tradizionale, ad esempio in senso religioso, in senso ideologico, cioè si agisce seguendo un valore e, come dice Weber, si rimettono a Dio le conseguenze. Mentre Weber ritiene che la razionalizzazione moderna, Weber è un teorico della fase razionalizzazione della modernità, corrisponde a un tipo di agire che Weber chiama razionale rispetto allo scopo, cioè un agire che ha congelato ormai un po' nincianamente i problemi del valore, ed è l'agire tecnico, a poche parole. È l'agire tecnico che semplicemente fissa uno scopo e poi applica il proprio calcolo razionale ai mezzi e alle conseguenze. Mentre nell'agire tradizionale i mezzi e le conseguenze sono subordinati al valore che si vuole conseguire. A parere di Weber, questo è un po' un contrassegno della modernità, e su questo Habermas non è in disaccordo. È in disaccordo più che altro sull'ambiguità della formula weberiana e sull'interpretazione che lo stesso Weber ne ha, ha fornito. In effetti si tratta di una formula ambigua, e l'altro termine di riferimento di Habermas è Marcuse. Marcuse che, essendo stato allievo di Heidegger, nota immediatamente che la formula di Weber non è soddisfacente, così come Weber lo presenta. Cioè, Marcuse sostiene che questo agire, che Weber presuppone essere completamente neutrale rispetto ai valori, è oggetto di una scienza, qualche volta totalmente neutrale rispetto al valore, cioè la sociologia, neutrale non è, di fatto. È un tipo di agire che invece incarna, così dire, e allo stesso tempo copre un valore fondamentale, una volontà di dominazione della natura, che Marcuse afferma essere una volontà storico-sociale, cioè, così dire, all'interno della tecnica esiste un progetto storico ben preciso di dominazione totale di tutto ciò che esiste, la natura dell'uomo. E quindi questa razionalità tecnoscientifica in realtà copre una sorta di volontà di potenza, nel senso Nietzscheano, una sorta di volontà di dominio. Habermas parte da qui, parte da un doppio confronto con queste due posizioni. A Marcuse, a Weber ovviamente immediatamente l'impossibilità che l'azione sociale sia disinteressata, cioè sia priva di valore, sia una specie di fatto naturale, così dire, che noi dovremmo considerare con la stessa oggettività di un fenomeno fisico della natura. A Marcuse obietta, pone un'obiezione che potremmo definire speculare, cioè afferma che, dove sta il suo errore, sta nel aver considerato la tecnica moderna un progetto storico. A parere di Habermas la tecnica non è un progetto storico. A parere di Habermas la tecnica è un progetto di tipo antropologico, cioè tutto svincolato, per dire, dalla sua determinazione storica. L'uomo è per definizione e per essenza un animale tecnico, che non può fare altro che produrre tecnica. Marcuse
ipotizzato che la tecnica fosse qualcosa che si poteva superare, che si poteva pensare quantomeno a un'altra tecnica, una tecnica diversa, che si potesse umanizzare la tecnica. Habermas su questo è decisamente preclusivo. La tecnica è un progetto connaturato all'uomo e l'organismo umano, peraltro, tecnicizza la realtà secondo un ordine estremamente preciso che Habermas deriva dagli studi antropologici di Gehlen. Prima la struttura periferica dell'organismo, gli arti, la locomozione, e poi alla fine il cervello, infatti il computer è la cosa che arrivava per ultima, no? Il famoso cervello elettronico. Questa struttura dell'attività tecnica, ripeto, non è una struttura storica, è una struttura che ha una struttura naturale e corrisponderà a quello che l'autore chiama poi il lavoro, uno dei termini chiave della sua via, come andremo a vedere. Marcuse avanza dunque, secondo l'autore, delle pretese impossibili. Da un lato, in certi testi di carattere quasi messianico, Marcuse si illude che noi possiamo umanizzare la tecnica. Grave fraintendimento, perché la tecnica è già espressione dell'umanità. La tecnica non è umanizzabile perché l'uomo è un animale, come tale. Marcuse ancora pensa, sempre in una forma che Habermas non esita a giudicare utopica, che noi possiamo intrattenere una sorta di dialogo non violento con la natura, un dialogo tecnico che non sia in contatto a principi di violenza e di sottomissione. Qui il discorso si fa più interessante perché tocca il problema del dialogo. In qualche modo, secondo Habermas, Marcuse ha intravisto qualcosa di importante quando ha parlato di dialogo. Il grave errore in cui è in corso è pensare che questo dialogo si possa intrattenere tra l'uomo e la natura. Su questo Habermas è sempre stato piuttosto rigido. Il dialogo è solo un dialogo tra uomini, perché il dialogo presuppone una forma simbolica, una serie di codici, termini, un linguaggio che, come le compagne prima facevano notare, può anche essere un linguaggio corporeo, può anche essere un linguaggio gestuale, ma è pur sempre un linguaggio che presuppone uomini che si intendono tra loro. Il fatto che noi possiamo intrattenere un dialogo con la natura è per Habermas un grave fraintendimento romantico e idealistico. L'ultimo che è caduto vittima di questo grave fraintendimento è proprio Hegel, che ha costruito questa specie di grande monologo dello spirito in cui a un certo punto la logica finisce per dialogare col mondo naturale, no? Per Habermas tutto questo è puramente non senso. Dunque, Marcuse ha intravisto qualcosa di corretto, ma sono gli uomini che parlano, noi non parliamo con la natura, ma parliamo della natura. Questo è un punto interessante che magari potrebbe essere sviluppato alla fine del nostro dialogo, e se questa tesi di Habermas sia davvero una tesi persuasiva, o se Habermas qui non finisca per afferrare il fenomeno del linguaggio molto tardi, a uno stadio molto tardivo dell'evoluzione, quasi che lo afferrasse già a livello accademico, di dialogo accademico, ma questo magari lo possiamo riservare a dopo. In ogni caso, questo accenno al dialogo figura appunto la seconda struttura di azione, questo agire comunicativo che ancora nel 68 Habermas chiama in questo saggio interazione. E quindi, per così dire, arriviamo a questa grande coppia di concetti che poi Habermas ha continuato ad approfondire e sviluppare per tutta la vita, che è la coppia tra lavoro da una parte e interazione dall'altra. Il lavoro è quello che Weber aveva caratterizzato sociologicamente, è l'attività razionale rispetto allo scopo, dove scegliamo gli strumenti, dove calcoliamo le conseguenze, dove facciamo ricorso a tecniche e a strategie, mentre l'interazione è un'attività simbolica, è l'attività per la quale gli uomini appunto interagiscono tra loro attraverso la mediazione di simboli. Il linguaggio naturalmente è la forma simbolica privilegiata, risponde non a un sapere meccanico, empirico, analitico o positivo, ma risponde a norme.
noi ci collochiamo e risponde anche a una serie di ruoli che noi incarniamo nei nostri scambi. Un utile strumento di distinzione tra questi due piani è quello del fallimento. Laddove l'attività che noi definiamo lavoro fallisce, la sanzione di questo fallimento è una sanzione in Habermasiana interna, cioè è l'azione stessa che non riesce. È l'azione tecnica che non riesce. Laddove invece si tratta di interazione, cioè dello scambio simbolico, il fallimento è sempre sanzionato esteriormente da un'autorità. Cioè noi siamo sanzionati perché non rispettiamo il ruolo che in qualche modo l'interazione prevedeva per noi. Questo è un utile criterio per il quale noi possiamo distinguere questi due piani. Ora, questi due piani sono criteri. Sono criteri attraverso i quali noi possiamo giudicare diversi tipi di società a seconda della relativa prevalenza dell'uno e dell'altro. E mentre nelle società tradizionali, nelle società pre-capitalistiche, ci sono forme di interazione che non vengono corrose dall'agire strumentale, tutto questo cambia nel mondo capitalistico, di cui Habermas ci offre tutta una serie di analisi critiche. Cioè il vero, per così dire, squilibrio tra queste due realtà, il fatto che una realtà tenda prepotentemente imporsi sull'altra, intendo il lavoro sull'interazione, è proprio il frutto del capitalismo maturo, secondo Habermas. Il capitalismo maturo che è che cosa? Non è soltanto un sistema economico, tra gli altri, ma è qualcosa di assolutamente peculiare nella storia dell'umanità. È chiaro che l'umanità ha conosciuto molti sistemi economici e tutti questi sistemi economici hanno mirato in qualche modo la produzione, al benessere, alla crescita. Ma il capitalismo ha fatto una cosa diversa. Benessere, crescita, sono diventati i suoi stessi principi formali. Cioè è il primo sistema che ha istituzionalizzato la sua stessa forma come principio. Che cos'è il capitalismo? Il capitalismo è la crescita, è il profitto. Cioè, così dire, potremmo dire che un fatto tecnico, intrinseco, in qualunque forma economica, è diventato un principio normativo, crescere. E questo è interessante anche oggi, perché in molti telegiornali e dibattiti pubblici, continuamente si sente lo stesso ritornello, che non cresciamo abbastanza, dobbiamo tornare a crescere. La crescita è una crescita rallentata. Tutti questi discorsi che sono interni alla mentalità capitalistica non pongono mai la domanda vera sul valore. Crescere per andare dove? Crescere per andare verso cosa? E cosa desideriamo noi per noi stessi di questa crescita? E questo si parla della crescita come se fosse un principio indiscutibile. Questo è il classico esempio di quando le due sfere si confondono, la sfera dei fatti, la sfera delle norme, e collassano completamente l'una sull'altra. E qui abbiamo appunto il capitalismo. Capitalismo che, così dire, nella sua storia economica e politica ha sistematicamente prodotto questo fenomeno che, con un termine suggestivo, Habermas ha chiamato di colonizzazione progressiva del mondo della vita, cioè della sfera dell'interazione. Nel testo ci sono degli esempi suggestivi che adesso io scorro molto rapidamente. Un esempio è il contrattualismo moderno che tutti abbiamo studiato in quarta, cioè tutti ricorderemo sempre Locke, l'idea che la società nasca da un contratto sociale. Il punto però qual è? Che il contratto è un concetto economico. E quando noi diciamo che una società politica, una società proprio basata su norme, è una società contrattuale, in realtà noi abbiamo trasferito seccamente un termine economico, cioè il contratto come scambio di prestazioni equivalenti, a una sfera che dovrebbe essere una sfera invece di interazione giuridica e politica. Un altro esempio abbastanza lampante è per Habermas la proprietà privata. In tutte le società di ordinamento tradizionale
è il potere politico che legittima la proprietà. Il capitalismo ha compiuto uno dei suoi capolavori nel rovesciare completamente questo ordine di fattori, è la proprietà che legittima il potere. E questo ovviamente si vede molto bene in Locke, ad esempio, quando Locke dice scopo dello Stato è difendere la proprietà. E quindi il vero criterio di legittimazione di un fatto politico è un fatto tecnicamente economico, cioè il fatto della proprietà privata. Una delle tesi, a mio parere, più suggestive di questo saggio di Habermas è che solo e soltanto in questo momento, cioè quando il capitalismo ha compiuto questa sua straordinaria inversione di termini, compaiono le ideologie. E questa è anche una critica molto penetrante al discorso di Marx, no? Marx vedeva in fondo ideologie in ogni epoca storica come frutto della struttura di dominio di una classe sull'altra. Ma secondo Habermas ha senso parlare di ideologie soltanto quando una sfera di razionalità autonoma, come quella chiamata qui lavoro, va a colonizzare l'altra sfera, quella chiamata interazione. Le ideologie per Habermas non sono come per Marx, non sono solo semplici narrazioni che legittimano un dominio di classe. Questa è per lui una spiegazioni insufficienti. Le ideologie sono chiamate narrazioni critiche, cioè che cosa fanno? Hanno il potere critico di scalzare le legittimazioni precedenti e hanno tutta la forza, dire, e l'autorevolezza per sostituirsi a queste legittimazioni. Questo è il vero senso di quello che per Habermas è un'ideologia in senso maturo. Ripeto dunque, l'ideologia si presenta come critica, ciò che è venuto prima, la sostituisce, e proprio perché si presenta come critica, si sottrae essa stessa alla critica. Questa è la sua complessa natura. La cosa si capisce bene quando Habermas dice il vero compimento di questo discorso è proprio la scienza moderna. Perché la scienza moderna, anche storicamente, che cosa è stato? È stato questo straordinario processo di critica dei pregiudizi, delle tradizioni, delle credenze precedenti, che ha distrutto legittimamente, e poi cosa ha fatto? Si è installata al loro posto, e proprio perché si è installata in forza di una critica, si è sottratta a propria volta a qualunque critica. Da qui questo titolo, Tecnica e Scienza come ideologia, che va compreso esattamente in questo modo. In questa ricostruzione storico-filosofica di Habermas, dove sta un passaggio assolutamente fondamentale? Sta in quello che quest'anno in quinta abbiamo studiato tutti quanti, nella crisi economica di fine Ottocento. Questi 25 anni, più o meno, di crisi del capitalismo che comportano una straordinaria ristrutturazione della forma stessa dell'economia capitalistica, cioè l'ingresso prepotente dello Stato nel gioco economico e la formazione di quello che potremmo legittimamente chiamare una mostruosa sovrastruttura fatta allo stesso tempo di che cosa? Di economia, banche, Stato, università, quindi ricerca scientifica e apparato militare. Quando accade questo, lo Stato che cosa fa? Lo Stato in qualche modo, secondo Habermas, si fonde completamente con il discorso della razionalizzazione economica. È come se lo Stato abdicasse alla sua sfera autonoma di legittimità e diventa un tutt'uno organico con le esigenze del capitalismo, che diventa anche le esigenze della tecnoscienza contemporaneamente. E dunque lo Stato rinuncia completamente a una legittimazione discorsiva, democratica, normativa. La sua unica legittimazione è di essere funzionale alla crescita economica e insieme ad essa alla crescita tecnico-scientifica. Che cosa diviene a questo punto la sfera politica? Diviene una sfera profondamente impolitica, una sfera che secondo Habermas ha avuto l'effetto di respingere moltissime quote della società
verso la depoliticizzazione, verso, così dire, una nicchia in cui la politica non entra più, e dall'altra parte ha avuto l'effetto di non interferire più con gli scopi delle attività tecniche, si possono sviluppare comunque un po' pieno di vero. A questo punto l'uomo, e qui vediamo tutta l'eredità marxista di Habermas, inserito in questo gioco, che non possiamo più chiamare un gioco propriamente politico, è un gioco, si dire, ormai totalmente dipendente da una razionalizzazione di tipo weberiano, diventa un ingranaggio. E la società diventa un sistema. Diventa un sistema esattamente così come ce l'ha raccontata la teoria dei sistemi, ad esempio quella di Luhmann, che è un nome che abbiamo già trovato perché veniva criticato anche da Lyotard. Cioè Luhmann, che è stato un altro grande sociologo tedesco, decisamente conservatore, semplicemente non ha fatto altro che riprendere nella sua sociologia una certa immagine sociopolitica che è quella che Habermas sta criticando. E a questo punto l'unica funzione, così dire, di questa gigantesca sfera diventa l'autoregolazione e l'autostabilizzazione. Cioè deve essere una sfera, così dire, che conserva una sua omeostasi e che funziona, che marcia, senza essere turbata, senza essere sconvolta da perturbazioni. Questa struttura sistematica che ne viene fuori, Habermas la denuncia come una specie di regressione animale, nel senso che da una sfera che noi dovremmo auspicare essere una sfera comunicativa e interattiva, noi regrediamo a quella che Habermas dice un'autostabilizzazione analoga all'istinto. Cioè questa grande macchina semplicemente è programmata per reagire istantaneamente in modo ottimale a ogni stimolo, a ogni perturbazione che viene dall'esterno, esattamente come farà l'istinto perfettamente regolato di un animale. E qui l'uomo non è più un homo faber, come Marx aveva teorizzato, ma ormai è un homo fabricatus, cioè un uomo costruito e perfettamente integrato all'interno del sistema. E cosa ne viene fuori? Ne viene fuori quello che le compagne prima avevano in qualche modo apprezzato. Ne viene fuori questa immagine delle società industriali avanzate che hanno progressivamente dimenticato di essere normative, cioè di essere regolate da norme condivise, e sempre più tendono a essere invece regolate da stimoli. Stimolo è esattamente l'opposto della norma. Questi stimoli, attenzione, possono anche essere stimoli gratificanti, possono anche essere quello che Michel Foucault chiamava piaceri e il loro uso. Sono appunto il diritto di voto, i consumi, l'uso dei piaceri, l'erotizzazione della società. Sono tutte forme di stimolo che ha sostituito l'antica forma di interazione normativa, disaggregando in modo abbastanza evidente il tessuto sociale. E dunque interessante che cosa diventa questa società avanzata. Dal punto di vista ideologico, questa società non ha un voto autoritario. Habermas non parla di una società autoritaria, anzi è una società dove il piacere circola piuttosto liberamente. È una società che, se noi ci esprimiamo nei termini freudiani, che sono proprio della scuola di Francoforte, coincide piuttosto con una destrutturazione del superio, cioè con così dire, un venir meno e un dissolversi della coscienza morale. E l'adattamento degli uomini a questa società avanzata risponde a un secondo tipo di dissoluzione, che è quello del piano delle interazioni sincroniche, cioè il venir meno del linguaggio, del canale linguistico e dell'interazione mediata da simboli. Avviandomi alla conclusione, se questo è, a parere di Habermas, il panorama, tutta una serie di termini marziani diventano ormai profondamente obsoleti. Innanzitutto è diventata obsoleta, secondo Habermas, questa stratificazione marziana in forze produttive, rapporti di produzione.
introduzione ideologia. Questo poteva valere quando Marx scriveva il manifesto del Partito Comunista, cioè a metà 800. Sicuramente non vale più nel 68. E non vale più perché? Non vale più perché è subentrata proprio la tecnoscienza. E la tecnoscienza che cos'è? È allo stesso tempo una forza produttiva, perché la tecnica produce. Ma la tecnoscienza è anche un rapporto di produzione, perché questa forza produttiva è inserita in una struttura produttiva che è tecnoscientifica. La tecnoscienza è anche l'ideologia, perché risponde, in qualche modo viene espressa un'ideologia che è a propria volta tecnoscientifica. Quindi non è più assolutamente pensabile che si possa creare uno squilibrio, come Marx pensava, tra forze produttive e rapporti di produzione, che sono identici. E in più l'ideologia a propria volta rispecchia in qualche modo, con notevole precisione, il piano strutturale. Se tutta questa stratificazione di Marx viene meno, vengono meno anche altre categorie che erano fondamentali nel discorso marxista. Ad esempio, viene meno la lotta di classe. Non ha più senso per Habermas parlare di lotta di classe, perché non si capisce neanche più contro quali classe lottiamo. La tecnoscienza ha creato un sistema in cui i centri di potere sono molto difficilmente localizzabili. Pensiamo ad esempio, dov'è Google? Dov'è Amazon? Dov'è Yahoo? Dove li visualizziamo? Contro chi lottiamo? Questo è stato un effetto che ha straordinariamente indebolito la possibilità di pensare ancora la società in termini di un conflitto tra classi differenti. E poi appunto un altro termine che è diventato ormai giusto, proprio il termine ideologia, che era così importante nel discorso di Marx. Questo per vari motivi, tra cui il fatto che la tecnoscienza non è solo un discorso illusorio e non è soltanto un mascheramento, come erano le vecchie ideologie. No, la tecnoscienza offre anche tutta una serie di gratificazioni reali e quindi da questo punto di vista è molto più pervasiva, molto più aderente alla nostra vita e molto meno attaccabile da parte della critica. Proprio per questo, Habermas, e questo a mio parere è anche uno dei punti più ambigui di questo saggio, e se volete poi lo discuteremo alla fine, sembra quasi in queste pagine voler abbandonare il mondo della tecnica a se stesso. In fondo questo mondo non è storicizzabile, per quello di Habermas, un mondo che deriva dalla stessa natura dell'uomo, e semplicemente affiancargli un altro mondo che è il mondo dell'interazione. Un'altra tecnica, almeno da quello che risulta qui, non è possibile, ma forse un altro modo di stare insieme, politicamente, è possibile costruirlo. Concludo questa breve disamina. Nelle ultime pagine Habermas comincia ad abbozzare l'idea di un secondo concetto di razionalità, che sarà quel concetto dell'interazione, della comunicazione da affiancare al primo. E vede in questo la via d'uscita dall'impasse creata da questo tardo capitalismo. E è abbastanza, così dire, in modo abbastanza interessante, dedica le sue ultimissime riflessioni ai mass media. E pensiamo che siamo nel 68, e quanto tempo è passato da allora. Cioè sostiene che in qualche modo l'antagonismo di classe, che è scomparso dalla sfera del lavoro, ha trovato una sua ultima manifestazione proprio nei mass media. Qui noi vediamo, per quanto verificata, questa dialettica conflittuale tra il lavoro, la tecnica, la tecnoscienza da una parte e l'interazione dall'altra. E la vediamo in che cosa? La vediamo nel doppio ruolo dell'opinione pubblica, nel senso che i mass media allo stesso tempo creano opinione pubblica e la manipolano anche per i propri scopi. E in modo suggestivo mi sembra Habermas dice, e penso che le sue parole potrebbero essere condivise anche oggi e forse anche rafforzate,
Nei mass media si verifica continuamente un conflitto e una copertura. La pubblicità, le trasmissioni, continuamente ci propongono ciò che vorremmo avere per vivere meglio. Ma il vero problema, dice Habermas, non è che cosa vorremmo avere per vivere meglio, ma è chiederci come vorremmo vivere. E questa è proprio la domanda che qui viene repressa e occultata. Se sapessimo come potremmo vivere meglio, forse seguiremmo questa strada. Grazie, mi fermo qui. Consiste in questo, come il professor Gardini vi ha già detto, voleva essere un po' la dimensione applicativa del discorso di Habermas, che avete capito è un discorso iperteorico, no? La difficoltà di Habermas è sempre quella di tradurre i suoi termini molto astratti nella concretezza della nostra vita, della comprensione delle nostre interazioni. E quindi il mio intervento aveva un po' questo obiettivo di tradurre i termini per noi più diretti, che cosa si può intendere per ideologia, che cosa si può intendere per tecniche scelte come ideologia. Allora, per fare questo mi voleva avvalere di uno strumento secondo me molto efficace, che è questo librettino piccolo. Qui vedete la copertina in inglese, l'edizione inglese sullo schermo. È un libretto, a mio avviso, che tutti gli studenti di liceo dovrebbero leggere, cioè un libro obbligatorio per qualsiasi studente che si indirizza verso il liceo scientifico in particolare, ma direi ogni indirizzo di studio liceale. L'autore è un grande biologo contemporaneo che si chiama Richard Levantine, americano. E perché non lo si legge questo librettino? Perché è un librettino, a mio avviso, esplosivo. È il libretto di un grande biologo che stima ovviamente la scienza, stima ovviamente la biologia, che ha fatto la sua vita. Levantine ha prodotto ricerche scientifiche in campi molto avanzati, quindi uno scienziato conosciuto in tutto il mondo, all'avanguardia. E però qua ci fa vedere quali sono le implicazioni pericolose del discorso scientifico e tecnico così come lo si propone a livello dei media, così come lo propongono a volte i scienziati stessi. Quando si parla di Levantine è impossibile non parlare del suo amico e collaboratore Stephen Jay Gould, che insieme a Levantine ha scritto testi che hanno fatto epoca, come questo, dedicato ai pennacchi di San Marco. Non ho il tempo di spiegarvi di che cosa tratta questo testo, però è un testo critico nei confronti di una certa ortodossia evoluzionistica. Come vedete c'è proprio contenuto nel titolo il termine critica, come nella filosofia critica, appunto, di Habermas. Per darvi un po' l'idea di quello che vorrei parlarvi, alla fine risulterà soltanto una breve presentazione di questo libro, è quest'altro testo, che è un testo più lungo, però anche questo di grande importanza, che si intitola in italiano Intelligenze e pregiudizi. Vedete che il titolo in inglese è un po' diverso. È un libro che ripercorre storicamente tutte le teorie biologiche che sono servite per giustificare i pregiudizi razziali. E quando si parla di razzismo, la prima cosa che viene in mente è l'ideologia nazista, no? Quindi l'eugenetica nazista. Però si sorvola su altri fatti, per esempio il fatto che nello stato della Virginia in America per circa 50 anni, dal 1924 al 72, sono state sterilizzate 7500 persone in base a una legge, che è una legge appunto che riteneva che certe persone, certe categorie sociali, ad esempio delle madri non sposate,
delle prostitute, dei piccoli criminali o anche dei ragazzi con problemi di disciplina, si decideva, venivano passati sotto giudizio e si decideva che dovevano essere sterilizzati, spesso a loro insaputa, cioè gli si faceva l'appendicite. Un'operazione appunto di prelevamento dell'appendice e gli si sterilizzava. Per esempio quello che è accaduto questa signora che si chiamava Doris Buck, che con suo marito ha cercato per anni di avere dei figli fino a quando si è scoperto che le erano state asportati gli organi genitali interni. Questo quindi per dirvi che le ideologie razziali, come per razza, tipologie sociali, possono avere un effetto devastante all'interno di società democratiche come quella statunitense. Stephen Jay Gould insieme a Levotin sono stati degli scienziati molto importanti. Qui vedete il libro di Gould, che è un libro pionieristico della metà degli anni 70, pionieristico perché ha anticipato moltissime scoperte poi successive della biologia, della cosiddetta biologia ivo-digo. E comunque vediamo il testo. Dato che i filosofi si vanno a mischiare cose che si ritiene non gli riguardano, come appunto la biologia, avevo preparato in questo PowerPoint, che poi vi metto a disposizione, se potete, se vi interessa, studiarlo nel dettaglio, l'opinione di una scienziata che ha fatto per 10 anni ricerche di biologia molecolare, si chiama Giulia Novi, e poi ha deciso di diventare invece una giornalista scientifica, cioè una di quelle persone che si occupano di capi, sempre per cui vicino a noi, si occupano proprio di divulgazione scientifica oppure di filtrare, no, l'impatto tra le scoperte scientifiche e l'opinione pubblica, di cui avete capito, avete studiato, si è sempre preoccupato di Jürgen Habermas. Cosa dice? Giulia Novi dice che è un libro assolutamente da leggere per qualsiasi cittadino, per rendersi conto dell'impatto della scienza sulla nostra società e per rendersi conto che gli scienziati a volte non si rendono conto dell'impatto che la scienza stessa ha, delle implicazioni delle loro teorie e dei presupposti ideologici che stanno alla base delle loro teorie e delle loro ricerche. Ecco, il punto è questo: che cosa intendere per scienze tecniche come ideologia? Bisogna intendere, secondo Levontin, secondo la lettura che dà anche Lannovi, questo doppio vincolo tra scienza e società, nel senso che la scienza non è produzione divina, non sono teorie che ci piovono dal cielo, sono delle teorie prodotte dagli esseri umani che vivono nella società, che sono influenzate dalla società, e spesso ciò che loro producono viene utilizzato dalla società per scopi che non sono direttamente scientifici, come nel caso appunto di Doris Buck, ma piuttosto politici. L'idea è questa, un po' come vi diceva prima il professore, che ideologia in senso stretto, nel senso di Habermas, va inteso un'ideologia critica, cioè un'ideologia che ha soppiantato vecchie forme di legittimazione del potere. Anche per Levontin la scienza tecnica diventano ideologia nel momento in cui si entra nella modernità, in cui si entra in particolare nella società industriale. Se fino all'epoca premoderna era la Chiesa la fondamentale istituzione sociale che legittimava la distinzione tra classi sociali e anche le diseguaglianze sociali, con la modernità è invece questo apparato di valori, no? In senso di azione valoriale, nel senso di Weber, viene soppiantato da una struttura di discorso e di azione, che è quella scientifica. Ciò che viene obliterato in questo tipo di dispositivo di legittimazione è il fatto che la scienza viene modellata da delle forze
che sono delle forze economiche, per fare scienza c'è bisogno soprattutto oggi di molto denaro, e viene anche influenzato da ideologie, da concezioni politiche, no? Da valori che circolano nella società. Veniamo appunto al testo di Levanti, ci dice che continua questo duplice processo: da una parte l'influenza e il controllo sociale su ciò che gli scienziati fanno e dicono, e dall'altra l'uso di quello che gli scienziati fanno e dicono a ulteriore sostegno delle istituzioni della società, che ci si riferisce quando si parla di scienza come ideologia. Quindi questo doppio vincolo. Dice Levantin, la scienza ha principalmente due scopi. Uno è quello di manipolare il mondo, ciò che Habermas chiama lavoro, no? Azione tecnica che trasforma il mondo in funzione dei nostri bisogni, che trasforma la natura. E l'altra funzione è quella di spiegare i fenomeni. Già qua c'è un intreccio poco chiaro, ci dice Levantin, perché se noi pretendiamo ad esempio la medicina, gli studi ad esempio sul cancro, si scopre che sono state fatte operazioni, no, sui malati di cancro, trasportazioni, cure, molto prima che gli studi sul cancro e sul modo in cui le cellule si sviluppano siano stati portati avanti. Nel senso che la medicina, dice Levantin, al di là di tante chiacchiere, è principalmente sempre stato un processo empirico, cioè una tecnica piuttosto che una scienza. Allora, vi dico queste cose, il sottolineo, potrebbe essere un dettaglio, il tema della medicina ritorna sempre in questo libro, come tanti altri temi di attualità, perché il prossimo incontro, sapete, abbiamo pensato di aggiungere un'appendice a questo quarto incontro su Habermas, è dedicata proprio alla medicina, è un incontro che si terrà l'8 aprile, quindi il prossimo venerdì, e il professor Capizzi è un medico, un chirurgo che continua a svolgere la sua professione, e lui ha un discorso appunto sulla medicina che va in questo senso, no? Quindi un discorso critico nei confronti di una ideologia che è l'ideologia della medicalizzazione, tra virgolette forzata, che è un discorso politicamente molto rilevante, per il modo in cui anche il potere politico si legittima attraverso queste pratiche mediche, attraverso l'efficienza delle cure. Bene, allora, dicevamo, da una parte c'è l'agire tecnico, la medicina, dall'altra parte ci sono le spiegazioni. Spesso queste spiegazioni, vengono a posteriori, sono delle specie di narrazioni che si aggiungono alle performance tecniche, e spesso queste narrazioni hanno uno scopo che non è uno scopo direttamente scientifico, ma fungono come delle narrazioni legittimanti di certe situazioni sociali, di diseguaglianze. Levantin sostiene come tutte le società hanno sempre presentato delle diseguaglianze di classe, delle diseguaglianze di ricchezza tra i ceti sociali, e coloro che sono al potere nelle società hanno interesse che le cose continuino a funzionare come hanno sempre funzionato, cioè a tutelare e legittimare lo status quo. E per fare questo c'è bisogno dell'esercito, c'è bisogno della polizia, oppure c'è bisogno di discorsi che ci dicono che la società in cui viviamo è la migliore società possibile, oppure che ci dicono che non c'è altra alternativa possibile, no? Che la situazione si impone per via di fatto. Quindi, dicevamo, spesso le ideologie sono lotta di classe, no? Nella teoria, come dice un altro filosofo, che si chiama Althusser, sono delle armi che non fanno ricorso alla violenza fisica, ma fanno ricorso alla parola, al linguaggio. Bene, come funzionano queste istituzioni sociali di legittimazione? Funzionano che c'è sempre
diciamo, un sapere che viene ritenuto essere un sapere al di fuori della mischia, che proviene da rivelazione divina, che è amministrato dalla casta sacerdotale, che padroneggia un linguaggio più o meno esoterico, più o meno accessibile soltanto agli iniziati. Questo funzionava così in epoca premoderna, per quanto riguardava le teorie, la teologia. Oggi la scienza non funziona in modo molto diverso, cioè è un sapere specialistico, è un sapere per iniziati, un sapere che spesso gli scienziati tra di loro non comprendono neppure se sono nel loro ambito strettamente disciplinare, e quindi anche gli scienziati sono spesso inconsapevoli di questo fatto, no? Del modo in cui vengono strumentalizzati. Per l'Evangelo la scienza non è affatto però un'istituzione al di sopra della mischia, quindi bisogna riportarla con i piedi per terra, bisogna riportarla nel nostro mondo sociale, nel mondo da cui provengono gli stessi scienziati, a cui gli scienziati si rivolgono. Levo tiene un grande biologo evoluzionista, quindi per lui la teoria di Darwin, potremmo dire, è qualcosa di indiscutibile nei suoi presupposti. Levo tiene come tutti gli altri biologi moderni credono che le specie viventi si siano evolute nel corso di un processo che è durato milioni, addirittura miliardi di anni, e che Darwin abbia colto dei meccanismi fondamentali di questa evoluzione. Però Darwin aggiunge qualcos'altro, intende per esempio che questa evoluzione è promossa da quella che Darwin chiamava la lotta per la sopravvivenza, no? La sopravvivenza per cui sopravvivono gli individui più adatti, più forti, più competitivi, mentre i tipi inferiori vengono eliminati. Allora Darwin tutto questo sapeva bene, che non era un'idea soltanto scientifica, l'aveva letta in altri libri, in particolare l'aveva letta in un libro che era un libro di Thomas Malthus, che era un prete, un economista scozzese, che sosteneva appunto che lo Stato inglese stava dando troppi soldi e aiuti ai poveri, i poveri stavano riproducendosi troppo e questo creava dei problemi sociali, i poveri non andavano aiutati perché la società deve funzionare, funziona in un altro modo, sempre funzionando in base a una logica appunto della lotta per la sopravvivenza e dell'eliminazione dei poveri. Darwin in pratica quindi riceve un input transdisciplinare importante per la sua teoria, e Levantine dice: se noi guardiamo come Darwin ha descritto il meccanismo dell'evoluzione, non solo della selezione naturale ma anche ad esempio di quella sessuale, capiamo che molto viene proiettato dalla società del suo tempo, la società vittoriana, sulla sua descrizione dei meccanismi evolutivi naturali. Cioè la natura è un po' descritta nel modo in cui era la società vittoriana, una società rapace, pensate al colonialismo, e sessista. Bene, quindi si tratta di entrare meglio nel modo in cui l'ideologia capitalista, no? Il capitalismo, diciamo questa mega struttura del capitalismo maturo, come descriveva prima il professor Gardini, utilizza la scienza per giustificare determinate diseguaglianze sociali, per giustificare certi rapporti di classe. E in particolare si tratta di comprendere come Levantine critica l'ideologia che lui chiama del determinismo biologico. Qua trovate uno schemettino che poi vi riguarderete, vado avanti per arrivare ai testi di Levantine. Levantine ci dice: a partire dalla modernità la scienza si è presentata sostenuta da una nuova concezione della natura che si chiama meccanicismo. Il meccanicismo scientifico appunto è quello che avete studiato con Cartesio: la natura è un grande orologio, una grande macchina. Ci sono però altri presupposti, e Levantine li chiama ideologici, li chiamerei ontologici, per esempio l'idea della netta separazione tra cause ed effetti,
cioè che quando la scienza va a studiare un fenomeno, causa ed effetto sono sempre nettamente distinti. Che cosa intende Lemontin? Che in realtà spesso non è così. Tra causa ed effetto c'è una relazione di circolarità. Le cause sono spesso complesse e spesso connesse in modo circolare dai loro effetti, che diventano cause delle stesse cause. Un altro presupposto è la separazione netta tra organismo e ambiente, separazione che è alla base della concezione darwiniana. Un altro presupposto contemporaneo di questa scienza è il genetismo esasperato, cioè l'idea che tutto è rinchiuso nei nostri geni. E quando ho iniziato a insegnare, capitai in una scuola, non vi dico quale, c'è una collega molto stimata che insegnava le mie stesse discipline, che, a cui sentì dire appunto una frase che riguardava i suoi studenti, parlava con un'altra docente, diceva: beh, i geni contano, qua proprio non ci possiamo fare nulla con questo studente, no? Le differenze di intelligenza sono chiaramente scritte nei geni. Ecco, questo librettino è tutto contro quest'idea qua, no? Contro l'uso che è nella società contemporanea, adesso un pochettino meno perché ci sono stati diversi testi di scienziati in qualche modo che hanno un po' illuminato l'opinione pubblica su questi problemi, ma fino a pochi anni fa, private le pagine dei giornali, soprattutto d'estate, quando c'erano meno notizie di cronaca, e trovate sempre degli articoli, pagine intere della Repubblica dedicate appunto ai geni per l'adulterio, ai geni per l'aggressività, ai geni per la matematica e così via, no? Uno dei fattori, degli araldi, dei portavoce principali di questa ideologia è Richard Dawkins, uno scienziato che ha fatto molta divulgazione e che in pratica ci ha detto che voi non siete altro che dei robot preprogrammati dai vostri geni naturali, che quindi tutte le vostre abilità o le vostre disabilità sono rinchiuse in questi geni. Così come si spiega nelle società delle formiche, in base al comportamento individuale di ciascuna formica che è predeterminato dalla sua natura genetica, così si spiega la società in cui viviamo in base alle potenzialità, alle capacità che sono già iscritte nel nostro genoma. E poi c'è un'altra dottrina che si chiama sociobiologia, che compie il passo successivo. Dopo aver stabilito che tutti questi differenze di comportamento, di intelligenza sono iscritte nei nostri geni, la sociobiologia che cosa fa? Ci spiega in pratica che la società così come è fatta non può essere fatta in modo diverso, perché appunto quelli che i sociobiologi chiamano gli universali umani, l'aggressività, la xenofobia, l'infedeltà sessuale, non so che altro, stanno tutti in questi geni, che loro chiamano anche culturgeni. Tutto questo è confluito poi in un progetto miliardario, in un progetto planetario, che è il progetto di sequenziazione del genoma umano. Sapete che è un progetto che è ormai in piedi da una quindicina d'anni, se non più, 20, e che dice Lemontin ha creato un'aspettativa pericolosissima nell'opinione pubblica, nel senso che ci si aspetta dalla scienza che dalla decifrazione di questo genoma umano tutte le malattie diventeranno trasparenti, curabili, addirittura si potranno curare l'alcolismo, la schizofrenia, l'omosessualità. Tutto questo in realtà è fondato su delle fondamenta epistemologiche completamente sfalsate, e Lemontin dimostra perché, e quindi quello che ne conseguirà sarà una grande delusione, come già sta avvenendo, e quindi uno scetticismo diffuso invece nei confronti della scienza, che ha creato illusioni e aspettative troppo elevate. Quindi iniziate un po' a capire il discorso di Lemontin. Mm.
Vorrei concludere perché vorrei lasciare spazio alla discussione, avevo tante altre cose da dirvi. Per esempio Levantin critica come ideologiche non soltanto delle teorie scientifiche e loro utilizzo, ma ad esempio quello che lui chiama l'ambientalismo rozzo, cioè l'ideologia, diciamo, di un certo ecologismo, per cui il problema fondamentale è che la scienza e la tecnica umana altera l'ambiente. Levantin dice non esiste un ambiente stabile, l'ambiente sulla Terra è sempre variato, gli obiettivi dell'ecologismo sono corretti, ma bisogna ridefinire il discorso in altri termini, cioè nei termini di una specie, quella umana, che è capace di programmare la sua azione sulla natura, sull'ambiente. Volevo farvi un esempio. Altri temi che trovate sempre nel testo, ma anche nel PowerPoint che vi lascio, riguardano la medicina, oppure i test QI. Tra poco voi farete dei test di ammissione all'università, non sono proprio dei test QI, ma molti sono pensati in questa ottica, e i test QI, ci dice Levantin, sono in realtà dei pseudo strumenti scientifici che servono per giustificare determinati pregiudizi sociali, pregiudizi che sono veicolati dalle istituzioni scolastiche. Inviterei, se siete d'accordo, a riprendere un po' quella che può essere, secondo me, una tra virgolette "pascostruence" del potenziale discorso a partire da Habermas, cioè proprio sull'agire comunicativo e mi verrebbe da dire sulle possibilità e sui limiti dell'agire comunicativo e su che cosa possiamo intendere effettivamente oggi, anche un po' nella nostra prassi, nella nostra esistenza di studenti, di insegnanti, dei ruoli che abbiamo, insomma, questo agire comunicativo un po' a partire da Habermas. Io lo porterei su questo, se siete d'accordo, un pochino più sulla prospettiva più costruttiva. Altri interventi li vogliamo sommare insieme poi. Quindi grazie Paola per il tuo intervento, tutto trovo giusto. E però ti chiederei appunto di proporre tu che cosa vedi come possibile spazio di costruzione di un dialogo non completamente deformato nella società attuale. Cioè di un dialogo in cui i ruoli del dialogo non sono già completamente predeterminati da una serie di strutture tecnoscientifiche, da quella che con Lyotard si chiamava la performatività della tecnoscienza, oppure nel discorso habermasiano l'agire razionale in funzione di uno scopo. Allora, trattando questi autori, dato che sono autori che usano un linguaggio tecnico, c'è sempre il problema di tradurre un po' termini da un autore all'altro, però non dobbiamo lasciarci intimidire, il nostro lavoro è sempre quello anche di riportare la nostra esperienza, quindi di dibattere utilizzando questi concetti senza esserne inibiti in modo disinvolto. Ah sì, io appunto inviterei un pochino a vedere se un agire comunicativo oggi possa in qualche modo esprimere una ripresa appunto di una, anche un po' di un agire rispetto ai valori, se ci sono dei valori all'interno dei quali riconosciamo che, o meglio, rispetto ai quali riconosciamo che il nostro agire possa orientarsi, dei valori che possono avere un valore un po' normativo rispetto alla nostra azione e che questa normatività possa risultare in qualche modo da una costante ricerca di una condivisione, di un accordo. Forse
a livello psicologico, qualche indicazione potrebbe arrivare anche da alcune basi proprio che la comunicazione, per essere una comunicazione autentica, deve avere, cioè forse l'aspetto dell'empatia, l'aspetto dell'alimentazione, magari di un atteggiamento empatico, forse l'aspetto proprio anche di una dimensione dell'ascolto che sia il più possibile limitante rispetto al giudizio, che sia il meno possibile critico, nel senso appunto di un giudizio che possa precludere la, la possibilità nel dialogo di espressione delle diverse posizioni. Forse questi elementi molto minimi, se vogliamo, però al tempo stesso che sono comunque delle basi che non sempre si riesce appunto nella realtà concreta a realizzare, forse potrebbero essere una premessa perlomeno soggettiva della costruzione di una società che dialoga, ecco. Sarebbe forse i ragazzi intervenissero adesso. Mi sembra che ci siano già abbastanza spunti, no, per il dibattito. Ma io ho molto apprezzato nel discorso del professor Gardini questa critica implicita, ma se no, poi magari il professor dirà che non ho capito in modo corretto la sua, non so, la sua prolusione, però. Mi sembra che se è così, io sono abbastanza d'accordo nel fatto che sia il punto debole della teoria di Habermas. Da una parte ci descrive una situazione di capitalismo avanzato in cui sempre di più le strutture dello Stato, no, della società pubblica sono permeate di tecnoscienza, e dall'altra parte ci dice che l'azione comunicativa, la comunicazione è l'altra possibilità di progettazione della nostra esistenza, ma non si capisce più quale sia il suo spazio. Nell'evoluzione del pensiero di Habermas questo spazio diventa sempre di più lo Stato, il pensiero di Habermas diventa sempre di più un pensiero riflessivo sulle strutture giuridiche dello Stato. E non vedo bene nella sua filosofia quali siano gli spazi di sperimentabilità, no? All'interno dei modi della vita, di questa etica del discorso. Questo non vuol dire che il suo ideale di discorso etico non sia un ideale condivisibile. Io penso che sia l'unica possibilità di portare avanti il concetto di libertà, di autonomia, come già dicevamo nell'altro nostro incontro sugli ottavi. Però si tratta di capire quali oggi siano e come creare questi spazi. Oggi stiamo cercando di crearne un po' uno, cioè stiamo cercando di sperimentare una scuola in cui si dibatte del nostro mondo, la parola è aperta a tutti, è un modo di creare, no? Però si tratta di identificare quali sono questi spazi, istituzionali o no. La famiglia è uno spazio di creazione di coscienza di individui attraverso il linguaggio? Sì, in gran parte sì, ma è anche, la famiglia sappiamo, è un po' una linea di combattimento, il fronte, la famiglia è una spugna permeante di tutte queste forze che condizionano continuamente i ruoli sociali, la trasmissione delle nostre identità. Quindi mi sembra che la lettura del professor Gardini in questo senso sia estremamente pertinente, proprio come spunto critico nei confronti della filosofia di Habermas, sia che si condivida il suo discorso, no, costruttivo, come dici tu, sia che se ne prenda più il lato destro, nel senso.